C'è un libro molto interessante che è La medicina funzionale, scritto, è un capitolo all'interno del libro della medicina funzionale, scritto da dottor Massimo Spattini e Bevacqua, che, dove si riportano vari studi, varie ricerche. Comunque è un libro molto interessante. Prima di andare avanti vi consiglio un altro libro molto interessante. Di un grande ricercatore del CNR che tutti conoscete, che è Fiorenzo Marinelli, che presto sarà nostro ospite, considero uno dei più grandi esperti. Questo è un libro che veramente può fare la differenza. Si chiama Wireless. Se poi avete bisogno, basta che mandate un'email per tutte le informazioni e per ricevere comunque anche la registrazione degli nostri eventi a epinutracel@gmail.com, dove vi siete iscritti. Detto questo, iniziamo. Dunque, tutto questo argomento e tutti gli argomenti che noi stiamo trattando sono argomenti che vogliamo portare alla vostra attenzione perché saranno trattati alla scuola di alta formazione che stiamo lanciando in Italia 2020-2021, organizzato da Monica Grant e il gruppo UPAINOC. E insieme a noi. Quindi è una scuola di alta formazione do dove vogliamo proprio esplodere questi argomenti e poterli portare nella pratica clinica per gli operatori del settore. La scuola di alta formazione è questa: epigenetica, biofisica, nutrizione, evoluzione dell'approccio multidisciplinare dalla salutogenesi nell'era dell'inquinamento. Chi è interessato, basta che ci mandi un'email. Allora, partiamo dal presupposto, come dico sempre, che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino. Ma quanti sono consapevoli di questo? Probabilmente questo momento particolare, storico, del nostro mondo a livello ci fa capire veramente quanto sia importante questo. Davamo per scontato la nostra libertà, oggi siamo confinati in luoghi al chiuso. E lo diceva il Times quanto l'epigenetica poteva influire nel nostro destino, nella nostra salute. Non è il DNA, non è il tuo destino, perché tutte le nostre scelte, tutto quello che facciamo e anche quello che non scegliamo, perché poi respirare inquinamento e vivere in un ambiente malsano, lavorare in un ambiente malsano, purtroppo non è una scelta. Basta pensare ai danni dell'amianto. Cosa stiamo pagando, il prezzo che stiamo pagando, il prezzo dell'inquinamento. Ma quando parliamo di epigenetica e parliamo di danni da campi elettromagnetici, noi dobbiamo capire una cosa. È chiaro che ora non lo vedi quello che fa male nel breve termine dal punto di vista dei campi elettromagnetici. Lo vedremo come ci insegnano tante cose. Pensate al fumo, no? Il fumo passivo. Quanto ci è voluto per togliere il fumo dai luoghi dove viviamo e lavoriamo, e per far capire che effettivamente può essere un danno enorme alla salute delle persone. Lo stesso campi elettromagnetici, i danni magari li vediamo tra 10-20 anni. Alcuni e molte ricerche e anche le sentenze, le ultime sentenze, hanno dato ragione su questo. Quindi l'epigenetica, tutto quello che può influire sulla nostra salute. Noi però viviamo qua, è inutile che ci nascondiamo. Adesso siamo chiusi in casa e di vabbè, ma non è che è cambiato perché siamo stati un mese in casa. Questi sono i nostri mari, pensate ai nostri fiumi, pensate cosa c'è nell'acqua, nell'aria, nei cibi. Questo è quello che stiamo facendo al nostro mondo. Poi ci meravigliamo perché abbiamo qualche problema di salute e girano dei virus pandemici. Ci sono questi che sono dei nemici invisibili, io li chiamo per essere in modo semplice, forni a microonde per le case. Pensate, molte case che vivono in prossimità di questi tralicci, le persone non vivono in maniera sana. Allora le frequenze, siamo esposti continuamente, bombardati dalle frequenze, guardate lo spettro delle frequenze che girano nelle grandi città, guardate come siamo messi. È possibile che queste frequenze possano avere un'azione sulla nostra salute, sulle nostre cellule? Dobbiamo pensare. E pensate quante ore stiamo collegati al wifi, quante ore stiamo collegati col cellulare. Probabilmente lo sapete, ma il cellulare ogni tot secondi si collega
alla cella, e quindi se si collega alla cella il collegamento fa sì che emetta un campo, quindi campi magnetici. Pensate, se siamo dentro a luoghi chiusi, questa diremmo una gabbia dove le onde si amplificano anche come potenza e danno. Quindi cosa possiamo fare? Questo è il nostro ambiente, non è più l'ambiente dei nostri genitori, i nostri nonni. Non respiriamo più l'aria di 100, 200 anni fa, 300 anni fa, e questo è il grosso problema probabilmente. Senza dimenticare che non si nasce tutti uguali, no? Lo dicevamo ieri, i reali rischi congeniti, la disfunzione mitocondriale, la carenza di ossigeno, quindi l'ipossia che è spesso sottovalutata, che intossica progressivamente, fa sì che si intossica, faccia intossicare progressivamente il nostro organismo, perché se a livello di motore mitocondriale non funziona bene, noi espelliamo con difficoltà le tossine e comunque progressivamente la nostra matrice, il mesenchima, il tessuto connettivo è intossicato. Metteteci questa ciliegina sulla torta che è il campo elettromagnetico, penso che se è vero che il nostro cervello funziona a onde, probabilmente qualche disturbo o interferenza ce l'avrà. O ce l'avremo, cosa ne pensate? E allora ecco l'epigenetica, vedete? Vedete proprio l'epigenetica, cioè la libreria rappresenta il genoma e il libro rappresenta un gene. I post, i post-it, indicano quali libri possono essere letti o no. E questo si dovrebbe far pensare. Cosa mettiamo? Cosa facciamo? Cosa stiamo facendo per riprogrammare le nostre cellule? Che informazioni diamo al nostro software della vita? Probabilmente quelle sbagliate, probabilmente. Pensare, perché l'inquinamento non lo possiamo scegliere. Possiamo solo migliorare l'aria che respiriamo? È molto difficile, perché lo possono fare solo quelli che comandano. Allora, il cambiamento epigenetico, stress, xenobiotici, farmaci, alimentazione, disturbi endocrini, l'invecchiamento, comunque, che se ne voglia o no, si invecchia, il tempo passa e questo invecchiamento progressivamente, l'invecchiamento fa sì che comunque noi perdiamo alcune funzionalità, basta pensare agli ormoni. Quindi è importantissimo acquisire questa consapevolezza. Perché è importante? Perché da un punto di vista epigenetico noi siamo anche responsabili di quello che accadrà ai nostri figli. E allora se i giovani di oggi, sempre più contaminati, non fanno in maniera di mettere a posto il loro stile di vita, sono destinati a avere figli sempre più, trasmetteranno ai loro figli sempre più situazioni problematiche da un punto di vista della salute. E sappiamo che uno dei problemi principali è la trasmissione di disfunzione mitocondriale linea materna, dove c'è una concausa epigenetica. Quindi le condizioni ambientali attuali che si ripercuotono sul nostro benessere, lo sappiamo, l'inquinamento è altissimo ovunque. Allora, in che modo si ripercuote su di noi? Guardate, qui c'è qualche esempio. Ma è solamente una goccia nell'oceano di quello che conosciamo, perché il problema è legato più a quello che non vediamo che a quello che vediamo, perché se lo conosci lo eviti, se lo vedi, no. Ma l'aria che respiriamo sempre più come il particolato, si parla solo di PM10, invece dovremmo parlare di PM05, di PM1, quello che entra a livello embrionale e va a modificare determinate funzionalità a livello cellulare, a sprogrammare le nostre cellule e a danneggiare i nostri mitocondri. E poi sapete, lo stress ossidativo, la lipidomica, faremo una lezione importante il 15 sulla lipidomica, avremo ospite Pietro Pace, il dottor Pietro Pace, una lezione, non perdetevela. Quindi fonti di tossicità ambientale, loro effetto lo sappiamo questo, quindi le frequenze ambientali, guardate. Ecco, solo a pensare che un bambino possa continuare appena nato a vivere in un ambiente così, ecco, dovremmo essere solamente dire grazie ogni giorno e dire come fa a essere ancora in vita, perché poi è così alla fine. Però non solo un bambino, ma pensate nei luoghi di lavoro, pensate negli stessi ospedali, in alcune scuole oggi c'è queste campagne stop 5G, eccetera, comunque si stanno rendendo conto che l'importanza di eliminare i wifi dalle scuole.
eccetera, eccetera. Comunque, questa è la nostra situazione dell'impatto dannoso. Viviamo, come vedete nella fotografia, nella foto sopra, e dormiamo così. Dico, per piacere, spengete wifi quando andate a dormire, mettete il cellulare fuori dalla stanza dove dormite, anche se spento, perché comunque è sempre in collegamento. Adesso, come sapete, non si può neanche togliere la batteria, quindi capite qual è il motivo. Allora, tutto il nostro corpo è acqua, viene sottoposto a campi elettromagnetici, e guardate cosa accade all'acqua a contatto con i campi elettromagnetici. Allora c'è qualche problema. Se questo è vero, probabilmente qualche problema lo avremo, anzi, lo abbiamo. Cosa possiamo fare al riguardo? Nulla, perché comunque non si può fare nulla. Cosa possiamo fare? Possiamo cambiare la nostra vita, possiamo cambiare ambiente, cambiare lavoro? Possiamo? Assolutamente, penso proprio di no. Quindi prima o poi rimpiangeremo queste cose, ma soprattutto rimpiangeremo di aver ignorato il problema, perché non ci viene insegnato che la via migliore è proprio la prevenzione. Cosa possiamo fare al riguardo? Quando inizieremo a sentirci poco bene, inizieremo, come vedete, a prendere dei farmaci. C'ho il mal di testa, magari perché non ho mai tolto il cellulare da sotto il cuscino, o perché, vabbè, tutto il discorso dello stile di vita, alimentazione, nutrizione. È chiaro che le concause sono enormi, però sicuramente i campi elettromagnetici sono una delle prime cose che dovremmo evitare. Possiamo interrompere l'uso di wifi, telefonini, cellulari? No, pensate, andiamo in hotel, siamo sempre in hotel, magari a fare dei congressi, a dormire per lavoro, giriamo il mondo, non possiamo assolutamente farne a meno oggi della tecnologia. Io dico sempre, sii consapevole e cerca di proteggere, cerca di fare qualcosa per la tua salute. Le statistiche mostrano che l'autismo è in aumento, la concausa, lo sapete, predisposizione, perché se ne sente di tutti i colori, ma c'è sempre una concausa di una disfunzione mitocondriale congenita, un aumento comunque dell'inquinamento, i metalli pesanti e tante altre cose. Però è chiaro che se ci mettiamo anche i campi elettromagnetici, come vedete, sta cambiando qualcosa negli ultimi anni. Cosa sta succedendo? E lo stesso l'Organizzazione Mondiale di Sanità ci dice che potrebbero essere cancerogeni i campi elettromagnetici, soprattutto del telefonino, li mette in classe 2. Allora dobbiamo iniziare a preoccuparci seriamente. Non si può continuare a vedere bambini che hanno il cellulare in mano come un babysitter per ascoltare la fiaba o la musichetta. Attenzione, iPad 40x50x50 i bambini appena nascono, perché i nonni glielo regalano, allora va usato. Sarebbe meglio in donazione, quei soldi lì spesi per fare donazioni. Alcuni tumori cerebrali sono associati all'esposizione a lungo termine alle radiazioni prodotte dai telefonini cellulari. Beh, adesso abbiamo anche delle sentenze. Comunque, questi sono i dati. Qui cosa possiamo fare? Con quale precocità l'autismo può entrare nelle nostre case? È sempre una concausa. Guardate questi bambini, sapete che ci sono dei video, noi collaboriamo anche con la dottoressa, a volte invitiamo ai nostri congressi la dottoressa Daniela Lucangeli, che spiega molto chiaramente come questi device creino dipendenza, quindi attivano le stesse aree cerebrali di zucchero e droga, e quindi sono dopaminergici. Quindi è molto importante stare attenti a non fare prendere l'abitudine di utilizzare i cellulari ai ragazzi, ai bambini. È un grosso problema. Quindi vi sono evidenze che attestano la correlazione tra frequenze elettromagnetiche e disturbi cerebrali? Sì, abbiamo qui alcuni studi importanti. Comunque questo è solo un'anteprima, poi Alessandro ci darà tutte le informazioni scientifiche e tutti i lavori correlati. Quindi sicuramente anche questo è un problema della nostra umanità, si spiaggiano i delfini, funzionano a radar, sonar, cosa succede? Cosa sta succedendo nel nostro mondo? Continuiamo a fare finta di nulla, pensate agli incendi che sono successi ultimamente, quante foreste sono state bruciate
oppure riciclate per soia o olio di palma. È una verità che probabilmente non vogliamo ascoltare. Questo è... Cosa sta accadendo? Sta accadendo che... Cosa possiamo fare per proteggersi dalle radiazioni wireless? Beh, il dottor Blank dice che, attenzione, le evidenze scientifiche confermano che i nostri standard di sicurezza sono inadeguati e che dobbiamo proteggerci dall'esposizione ai campi elettromagnetici causati dalle linee alimentazioni, telefoni, cellulari, dispositivi simili. E in caso contrario rischieremo di incorrere nelle conseguenze che ormai tutti conosciamo. E, pensavo di non avere tempo abbastanza, ma c'ho ancora un quarto d'ora, allora vado più con calma. Quindi le statistiche mostrano che l'autismo sta crescendo in modo esponenziale tra i bambini. Potrebbe essere la concausa d'utilizzo anche di questi campi elettromagnetici, anche in età, anche nella per esempio da danni ricevuti dalla madre prima del concepimento, o e poi in stato interessante? Punto di domanda. Quindi, ancora, probabilmente dobbiamo trovare delle soluzioni. Dobbiamo trovare soluzioni nel modo più naturale possibile, perché se dobbiamo intervenire per fare terapia, sappiamo quanti effetti collaterali possiamo trovare, in alcuni casi risolviamo il problema in maniera perfetta, è importante, in altri casi però il problema non lo risolviamo. Allora, noi funzioniamo grazie a un campo energetico morfico quantico. Quando si parla di quantistica per alcuni non viene molto accettata, però la quantistica è biofisica, il cellulare funziona secondo la biofisica. L'elettrocardiogramma è un sistema di diagnosi biofisico, l'encefalogramma è biofisica, la risonanza magnetica nucleare è biofisica, ormai tutto è così. Tutti i controlli del battito cardiaco a polso, oppure tutto è biofisica. Quindi questo ci deve far capire che probabilmente oggi possiamo anche intervenire per fare qualcosa per proteggerci, perché non possiamo cambiare il mondo. Uniamo le forze, ma prima che si fa una legge e poi la legge venga approvata, oppure si ha un cambiamento, si abbia un cambiamento per l'umanità. Guardiamo quando hanno stipulato gli accordi per Tokyo o per l'inquinamento globale dell'umanità, cosa poi abbiamo avuto in cambio? Niente, assolutamente niente. L'inquinamento è in aumento. Allora, parlando di possibili soluzioni, noi abbiamo fatto un test interessante, adesso ve l'accenno perché non è qui naturalmente la sede per presentarvela, poi ci saranno convegni, conferenze. Comunque questa potrebbe essere una soluzione. Abbiamo testato questa card sulle radiazioni dei telefoni, risultati di esperimenti sui cristalli d'acqua anche. Abbiamo fatto degli esperimenti che hanno dimostrato che l'azione smart card cambia proprio la struttura dell'acqua, quindi pensate all'acqua del nostro corpo, per esempio, confrontando anche i cristalli prima e dopo. Addirittura è stato fatto delle analisi in microscopia in campo scuro. Guardate con il computer, guardate dopo 10 minuti di cellulare come si agglomerano i globuli rossi, guardate cosa si impilano, quindi sapete, questa è la sindrome di Rouleau, e poi senza campi elettromagnetici sotto, guardate prima e dopo l'utilizzo della smart card, insomma le cose cambiano, quindi possiamo sicuramente avere un miglioramento e una protezione. E ancora sono stati fatti altri studi con l'Accademia Russa, e sono stati effettuati proprio anche il rapporto di ossigenazione dell'acqua. Perché? Perché è un sistema che va in risonanza e permette di riequilibrare il danno da campo elettromagnetico a livello cellulare. Detto questo, vi porto dentro un mondo meraviglioso dove tutti vorremmo vivere.
Pensate, no? Il segreto della longevità, ma poi comunque abbiamo anche in Sardegna degli anziani che vivono molti anni, anche in Toscana e anche in Monti Sibillini, quindi insomma non è solo Bama, però loro vivono qua. C'è un po' di differenza tra il nostro mondo. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, guardate che concetto della bioarchitettura che hanno in questo posto. È chiaro, qui in questi posti l'aria, la luce, il cibo, l'acqua e il magnetismo fanno la differenza. E guardate che pace. È chiaro, scordiamocelo, perché quando usciremo di casa dovremo ritornare alla realtà, e non è proprio questo. Non possiamo modificare il macroambiente, ma possiamo modificare la microecologia domestica. Possiamo portare una nuova filosofia nelle nostre case, quando è possibile, migliorarla, scegliendo materiali sempre più sani, e quindi migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché le frequenze ambientali della tua persona, pensate alle nostre discoteche dove andavamo da ragazzi e quanto fumo che c'era in quelle discoteche, ma guardate che differenza, no? Tra un ambiente e l'altro. Il nostro corpo umano è composto da oltre 75 trilioni di cellule, quindi qualsiasi cosa che facciamo danneggia le nostre cellule, la nostra energia. Poi magari Alessandro ci andrà su questo da un punto di vista tecnico. Quindi dobbiamo proteggere la nostra famiglia, ma dobbiamo incominciare da noi stessi. Stile di vita, utilizzare possibilmente nutraceutici che sono in grado di riequilibrare la carenza di ossigeno a livello cellulare, riattivare i mitocondri, drenare, disintossicare, depurare l'organismo in profondità, perché la prima fonte dei danni alla nostra salute è il fatto che le nostre cellule, i nostri mitocondri non funzionano in maniera ottimale. Quindi non siamo più capaci di reagire in maniera ottimale e subiamo e basta. Poi a goccia, naturalmente, come il marmo, come la goccia dell'acqua buca il marmo, crea dei danni irreparabili alla nostra salute. Noi stiamo lanciando questo test, che vi assicuro che è una rivoluzione per la prevenzione, perché può avere numerose applicazioni cliniche. Abbiamo più di 160 centri in Italia aperti, chi è interessato poi lo può chiedere. Se è vero che noi emettiamo frequenze e abbiamo e funzioniamo grazie alle frequenze, basta pensare alle frequenze del nostro cervello, questo ci permette di allinearsi alla natura, cioè capire quello che sta danneggiando il nostro organismo e intervenire prima che crei un problema. Quindi ci guida a una maggior consapevolezza. Quindi quando siamo allineati con la natura, la nostra biofisica innata, l'epigenoma, permette un'espressione genetica ottimale. E lo sappiamo. Quindi abbiamo la possibilità di avere un report ottimizzato, individuale, personalizzato, con le priorità dove intervenire. Cos'è il tuo sistema gastrointestinale, deve essere messo a posto, oppure è una situazione ambientale. Vivi in o lavori o dormi in un posto malsano, sei intossicato a metalli pesanti, hai delle carenze nutrizionali che magari non sapevi. Quale? Non prendi la vitamina D, seppur importante, o lo zinco in questo momento, l'ossigenazione, la vitamina C, che sono molto importanti per proteggersi, ma sapere anche le carenze del gruppo dei minerali, gli altri minerali, il sistema antiossidante e come intervenire prima di avere un problema. E quindi intervenire anche con i cibi giusti, l'alimentazione, la nutrizione, preparare. Quindi prepararci a delle sfide ambientali che possono eliminare dall'ambiente dove viviamo, dormiamo e lavoriamo le sostanze chimiche, le tossine, le radiazioni. Pensate al radon, per esempio, che nessuno ne tiene conto. E poi il sistema gastrointestinale, come intervenire. E poi questa cosa importante, è uno dei pochissimi strumenti al mondo in grado di rilevare in soli 12 minuti le interferenze e intervenire. Intervenire in maniera veloce. E poi ci dà un piano per 90 giorni dove noi possiamo comunque intervenire per rigenerare i nostri tessuti. Ora, è semplice, veloce, tecnologia non invasiva, 7 giorni su 7, lavora 24 ore su 24. Voglio riportarti per questa in conclusione le ricerche che ha fatto un mio carissimo amico, che è Massimo Fulgini,
perché lui è stato in grado di unire la tecnologia e filosofie antiche e moderne in un device insieme alla smart card che potrebbe essere molto utile a tante persone. Lui ha messo insieme l'ingegneria informatica, l'elettronica, la meccanica, la medicina, terapisti, ricercatori, e si è posto questa domanda: possiamo attaccare i campi elettromagnetici? No. Possiamo sfuggire? No. Allora possiamo fare a meno dell'attuale tecnologia? No. Piccola dose. Sono domande che dobbiamo farci. Allora lo stile di vita può cambiare la nostra vita? Sì, se scegliamo un ambiente migliore. Sì, se incominciamo a limitare l'uso dei campi elettromagnetici e vivere in ambienti. Della rana in genere. Perché? Perché il campo elettromagnetico inverte la polarità biomagnetica, quindi riduce il potenziale di membrana e nella cellula esce ed entra ciò che non dovrebbe. Quindi c'è una disfunzione cellulare e mitocondriale. Allora cosa fa? Proteggerci? Non riesce più a rinforzarci, assolutamente. Questa dovrebbe essere quello che dovremmo insegnare a scuola, negli asili, a tutti i genitori, alle madri, fare dei corsi importanti. Tutto prevenire, mangiare sano, il più sano possibile, vivere in un ambiente più sano possibile. E se vuoi un bambino, non fumare, attenzione ai campi elettromagnetici. E poi adesso, perché è nata questa nuova tecnologia, alta a trasformare questo rumore in tutti di qualsiasi come cosa. Si esegue? Beh, il software unico personalizzato rileverà le frequenze emesse dall'ambiente e risponde, una volta riconosciute, e le informa del nostro corpo su quello che sta arrivando, rafforzando. Quindi riporta il corpo energetico alla corretta polarità. Per asciugare, non quelle per... Cosa porta? Porta un miglioramento dell'ossigenazione, è stato fatto... Si è visto che aumenta l'ossigenazione. E questo è importante. Con il test drive, guardate, valutiamo tutte le interferenze ai campi elettromagnetici. Giorgio, fai spegnere i microfoni, non si sente niente. Cos'è il wifi? Giorgio, fermati. Sono le onde del telefonino, del cordelex. Giorgio. Prima, dopo 90 giorni, come possiamo intervenire? Scusa Giorgio, se non torni indietro non capiamo nulla. Anche col cellulare in tasca, senza cellulare e con il lungo. Giorgio, ci senti? Cambiano moltissimi parametri. All'orecchio, cambia parametri, è stato fatto esame del sangue, il corpo qui in campo scuro, stimoli esterni, senza librato e con librato. Cambia qualcosa, probabilmente possiamo aumentare la qualità della nostra vita. E lo stesso, guardate, aumento della cristallizzazione, la ricerca continua. Il link. Poi noi presentiamo sempre la smart card. Che è una rivoluzione della cultura. Giorgio, non si sente più niente, abbiamo perso tutta una parte. Attenzione. Spegnete i microfoni. Giorgio? Sì. Giorgio, sono Antonio. Senti, c'è un problema di chi sta ascoltando. Sono Antonio. E non spengono i microfoni, per cui si è perso una buona parte di quello che hai detto. Professionale. Pronto? Giorgio, devi dire alle persone di chiudere i microfoni. È quel pulsante in basso a sinistra. Sì, ho chiuso. Mi sentite? Pronto? Adesso sì, prima non ti abbiamo sentito, c'erano troppi microfoni accesi. Falli spegnere, spiegagli a chi adesso? Non lo capisce dove devono spiegaglielo. Mi sentite? Adesso sì. Sì, ti sentiamo anche bene, ma devono spegnere i microfoni. Spengete i microfoni. Senti l'ultima parte, gli ultimi 5 minuti. Ok. Vi ripeto gli ultimi 5 minuti? Sì, va bene, non abbiamo capito niente. Allora, pronto?
Da qui, Giorgio, riprendi da qui. Adesso non ti sentiamo però. Possiamo sfuggire dai campi elettromagnetici? Sì. Pronto, mi sentite? Mi sentite adesso? Sì. Possiamo sfuggire dai campi elettromagnetici? Sicuramente non possiamo sfuggire dai campi elettromagnetici. No. Allora cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente migliorare la nostra vita. Come? Ritornando a essere consapevoli di migliorare l'ambiente dove viviamo. Quindi il nostro stile di vita, migliorare l'ossigenazione, cambiare assolutamente modo di pensare. Perché guardate questa stanza con i bambini, come facciamo a continuare a vivere in un ambiente dove se non sei collegato non sei felice? La felicità penso che sia un'altra cosa, essere assolutamente consapevoli dei danni che stiamo creando alla nostra umanità. Perché i campi elettromagnetici invertono la polarità biomagnetica, danneggiano la polarità biochimica delle nostre membrane cellulari, non entrano più le sostanze che ci devono servire, e quindi noi dobbiamo proteggerci, dobbiamo rinforzarci, dobbiamo fare in maniera che il nostro corpo sappia adattarci al danno che facciamo alla nostra salute. Quindi per questo è nata la nuova tecnologia, atta a trasformare la musica, il rumore in musica, e come si esegue. Questo dispositivo è in grado di riequilibrare il software unico, personalizzato, rileva le frequenze emesse dall'ambiente e emette delle frequenze che creano un antidoto ai danni che le frequenze possono fare alle nostre cellule, al nostro organismo. Quindi una volta riconosciuta, informa immediatamente e continuamente il sistema bioenergetico umano al fine di rafforzarci e rimettere la polarità come natura crea e come natura ci ha donato. Quindi riallineare i canali del corpo, basta pensare alla medicina tradizionale cinese, ce lo insegna, i nostri meridiani, tutto il nostro corpo bioenergetico che funziona, e pensate quanti danni stiamo facendo con i campi elettromagnetici. Quindi trasformare l'energia esterna in bioenergia biodisponibile e utilizzabile dalle nostre cellule. Tutto ciò porta a un cambiamento. Guardate il miglioramento dell'ossigenazione prima e dopo. Guardate cosa accade se noi misuriamo col nostro sistema S-Drive il danno da campi elettromagnetici prima e poi. E dove stai? Aspetta che non chiamo tu. Va bene. E poi ancora, questo sistema, questo UNDIS, come migliora prima e dopo il nostro danno a livello energetico, tenendo il cellulare in tasca, con o senza la protezione. Quindi queste cose cambiano notevolmente la qualità della vita. Sull'addome, sull'orecchio, poi l'abbiamo misurato queste cose nel sangue prima, durante e dopo. Abbiamo valutato la cristallizzazione dell'acqua. Insomma, cambia tutto. Allora la ricerca continua. Noi naturalmente possiamo altro che consigliare di proteggersi, perché non c'è soluzione dai campi elettromagnetici. Questa è la nuova smart card. Si applica naturalmente UNDIS al cellulare e su qualsiasi dispositivo elettrodomestico. Grazie per l'attenzione.